Proprio perché sono elezioni regionali, noi abbiamo preso una posizione molto precisa. Noi siamo contrari all'idea dell'autonomia differenziata. Siamo per il regionalismo, ma siamo contrari a chi pensa che le singole regioni debbano sostituirsi allo Stato, perché questa è una presa in giro, perché questo vuol dire non affrontare i problemi delle persone. Oggi abbiamo bisogno di fare sistema e abbiamo bisogno di unire il Paese, di avere politiche energetiche, politiche industriali, politiche anche della sanità che siano appunto nazionali in senso generale. E quindi, siccome in questo voto, da un certo punto di vista, anche questo tema aperto, credo che sia importante dire ai cittadini che questo è un voto che non solo li porta a eleggere chi governerà o chi sarà il presidente della regione, ma in realtà oggi la discussione riguarda anche l'assetto dei poteri nel nostro paese, lo dico banalmente, significa anche affermare l'applicazione della nostra Costituzione o pensare invece ad un cambiamento, e penso che sia importante da questo punto di vista che questo elemento sia preciso. E poi per quello che riguarda le politiche industriali, è sotto gli occhi di tutti, fatemela dire così, che se in passato esisteva il triangolo industriale Milano-Torino-Genova, mi pare che sia sotto gli occhi di tutti che quello che è avvenuto in questi anni, questo elemento sia messo in discussione, che ci sia proprio un problema aperto. E in questo senso la nostra posizione è quella che non dobbiamo disperdere un patrimonio di competenze, di intelligenza, di capacità di fare.